Ciao a tutti, benvenuti in questa direttina puntualissima alle 13 come avevo annunciato. Aspettiamo che si colleghi qualcuno e intanto io ho già messo il mio bel link nel post, se qualcuno interessa, ho già mandato appena appena adesso una mail. Oggi si parla di "Ma la vuoi smettere di fare ads?". In realtà è un titolo provocatorio perché diciamo che ancora continua a vedere. Almeno il 90% delle ads che mi capitano sotto gli occhi tutti i giorni le sponsorizzate con mille, 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 mille errori. Questo cosa significa? Significa che ci sono delle. Ogni errore equivale a un'azione brucia budget. Quindi considera che tu metti dei soldini, della grana su Facebook, no? Da quella grana devi togliere la fetta che si prende Facebook di guadagno e in più, se hai un'agenzia, devi togliere la fetta che si prende l'agenzia. Insomma, alla fine rimangono le briciole. Se da queste briciole qua non fai in modo di ottenere un ricavo, cioè tutte le azioni sbagliate che fai vanno a bruciare budget, quindi ti tolgono ancora quelle bricioline. Quindi va a finire che se non fai le cose fatte bene, Facebook ti brucia il budget. Ok? Quindi ci siete, mi sentite? Vedo che c'è qualcuno che ha già messo un like. Fatemi un cenno se si sente tutto bene, come al solito. Se il volume è a posto, se i miei capelli sono a posto oggi, c'ho il ciuffo ribelle, piove. Fatemi sapere intanto che si collega qualcuno. Intanto ditemi anche se dirette vi piacciono, se il format vi piace. Sono il primo a fare queste cose qua, nel senso delle dirette un po' impostate con il titolo sovente. Ok, Francesca, ciao, si sente tutto ok? Perfetto. Bene, allora direi di iniziare. Oggi ho lanciato appunto questo corso gratuito che si chiama "Smettila". Hai un mal di testa, Elisabetta? Prendi Loki, porca miseria. Comunque va bene, cercherò di parlare con un tono di voce molto impostato, molto calmo, così ti passa il mal di testa. Non è vero, non sono capace. Ho lanciato questo corso gratuito che ho linkato nel post fissato in alto qui su Facebook, ho mandato una mail adesso per chi è iscritto alla mia lista. Questo corso gratuito semplicemente ti spiega, cioè sono ancora la lavagna scritta, ti spiega come mai continui a bruciare budget su Facebook, cioè quali sono gli errori principali, e alla fine delle tre lezioni ti do anche la possibilità di acquistare il mio corso "Smettila di fare le ads" con in allegato il. No, scusate, il videocorso e le ads non servono un razzo. Oramai ho fatto anche quei videocorsi, non li confondo tra loro. E il libro, il manuale dedicato è la Bibbia delle ads. Ok? Queste cose qua, se acquistate in offerta con l'offerta che vi arriverà tramite il videocorso gratuito, riceverete a casa comodamente questo bel malloppo nel mio box con anche un regalino. Va bene? Ovviamente faccio marketing e quindi è ovvio che se Elisabetta dice "ho preso di tutto, mi manca solo di farmi una canna", magari qualcuno oggi, insomma, chiedi, adesso non so di preciso dove abiti, ma se fossi a Torino non sarebbe così difficile, soprattutto qua dove sono io, procurarsi, quindi basterebbe aprire la porta e mettere penso 5 euro fuori, quindi non so dove abiti, se è un uso costume. E stavo dicendo, ovviamente io faccio marketing e quindi ogni volta che io do un qualcosa, do valore, alla fine del valore chiaramente ci sarà sempre un qualcosa di gratuito prima e a pagamento dopo. Quindi io vivo di marketing, insegno marketing. Se non vi vendessi qualcosa, dici "che cazzo stai a fare qua a parlare di marketing e poi non vendi e non fai grana", ok? Quindi è tutto alla luce del sole. E questo corso ho voluto approfondire in maniera specifica proprio quello che ci spiegano di sbagliato, ok? Che parte tutto da un'idea fino ad arrivare a fare le sponsorizzate, e poi chiaramente da lì parte il funnel. E lì in mezzo non ci dicono quello che dobbiamo andare a fare, quindi creiamo soltanto confusione, va bene? Quindi in questa video lezione vi spiego quello che c'è tra la vostra idea, la vostra soluzione, il vostro prodotto, cioè quello che io la chiamo
Big Idea, ok? Big Idea, Big Solution sarebbe insomma quello che vendete. È chiaro che oggi, parlando di social media advertising, non andremo a lavorare sul vostro prodotto, ok? Facciamo finta che voi vendiate evidenziatori e gli evidenziatori vanno a risolvere un problema specifico. Okay? Questo lo diamo per scontato. Quindi, ok, il prodotto c'è, risolve un problema specifico. Da lì in poi, ok? Parleremo da lì in poi fino ad arrivare alle ads. Chiaramente quello che ci dicono è che devi fare, dopo una volta che hai un prodotto da vendere, devi fare le sponsorizzate, ma non è vero niente. Questo è solo il modo per andare a bruciare soldi, ok? Quello che, se tu fai così, se tu vai di brutto, se tu ti getti con un prodotto a fare sponsorizzate, se tu non consideri tutta una serie di circostanze che ci sono in mezzo, che in realtà sono cose anche abbastanza semplici, però vanno fatte, bruci budget, ok? Quindi in realtà in questo video corso gratis ti spiego chiaramente quello che va fatto tra il tuo prodotto o servizio e le sponsorizzate, va bene? Quindi in mezzo c'è un passaggio importante, ci sono dei dettagli importanti, hai la possibilità di vedere come si fa, ok? Elisabetta dice, sono a Milano, lo sai, sì, in realtà non mi ricordo mai bene tutti i clienti dove sono siti, però a Milano penso sia abbastanza semplice, no? Ti affacci la finestra oppure vai sotto al Duomo lì, anzi forse a Stazione Centrale è più semplice, mi pare di ricordare, ti procuri un po' di droga e magari ti passa. Va bene, come state voi, tutto a posto? Non mi vedi però ti sento, ok, spero che non sia per colpa del mal di testa, però insomma mi vedete, funziona? Ragazzi, mi piacciono queste dirette, io mi diverto un sacco a farle, soprattutto perché c'è molta interazione e ci metto veramente meno tempo che a montare un video, ovviamente perché manca la parte di montaggio e di preparazione del pitch, tutto quanto, insomma, non devo stare lì a scrivere e fare, però improvviso, ok? Renata dice, fatta canna stamattina con Loki. Ah cavoli, ma non si sniffava l'occhio una volta? Che miseria, sono rimasto indietro. Va bene, ci banneranno da Facebook a tutti quanti per queste stronzate. Quindi, tornando a noi, abbiamo parlato quindi di quanto sia importante. Io sono specializzato in social media advertising e qui con voi, su questa pagina, parlo di social media advertising. C'è un buco di mercato, nel senso che non c'è nessuno, secondo me, cioè c'è qualcuno, ma c'è nessuno in Italia che ne parla bene. Nessuno è specializzato nel parlarne, nel diffondere informazioni in social media advertising. Io sono abbastanza specializzato in Facebook. Sì, qualcuno c'è che fa anche un buon lavoro, ma in realtà manca qualcuno che ne parli, che comunichi con le persone, che dia notizia, eccetera, eccetera. Sì, ci piacciono le tirate. Ho anche attivato le notifiche, se no me le perdo, dice Francesca. Sì. Dovete attivare le notifiche. Se andate sulla mia pagina, Marco Doria Official, non il mio profilo personale, e attivate in alto, dovrebbe essere segui, non so, non mi ricordo bene, segui in anteprima, pagina seguita, non so, fatemi uno screenshot di quello che va cliccato, così lo mettiamo. Renata dice, vero, tanta fuffa. Sì, guarda, io non principalmente non vivo grazie a questi video che faccio parlando di social media, ok? Non è il mio, non ci mangio con questo, però talmente vedo che manca qualcuno che dice le cose come stanno veramente, manca qualcuno che ci ha messo veramente le mani, non gente che ha fatto un corso e poi si mette a insegnare, ok? Oppure che ha captato che si possono vendere corsi Facebook piuttosto che, ma qualcuno che abbia veramente messo le mani nella merda, ok, per anni nel marketing, che possa parlarne veramente perché i risultati li ha ottenuti, ha seguito più nicchie, eccetera, manca. E ho detto, boh, mi ci metto e lo faccio io. Quindi vediamo, poi Massimo, se vi sto sul cazzo, vabbè, tanto sto già sul cazzo alla gente, però sapete cosa si dice, no? Nel mondo delle PR, no? Più stai sul cazzo le persone, più forte sei, più forte vai, perché comunque ti fanno pubblicità, quindi io punto a stare un po' sui coglioni, qualcuno poi gli sto anche simpatico alla fine.
Grazie Elisabetta che ha attivato le notifiche. E quindi sì, ci sono vari aspetti poi del social media advertising che vanno analizzati. Il primo ovviamente chiaramente è come sfruttare i social per fare business, per fare grano, cioè non ci prendiamo in giro, no, noi non stiamo su Facebook per le preghiere, ok? Siamo su Facebook perché vogliamo ricavarci del denaro, ovvero magari far crescere il nostro business, il nostro brand. Sì, pratico, ti prego. Guarda, la persona più pratica del mondo. Mi paghi, ti insegno. Non c'è proprio niente da essere più... Ok, Renata, è proprio facilissimo. Tu mi paghi, io ti insegno. Non c'è veramente complicazioni, non ce ne sono. Sto scherzando, ovviamente, tu mi paghi e poi forse ti insegno. Sì, dai Elisabetta, un po' sul cazzo devo stare, è un po' la mia parte. Ci sono vari aspetti, vi dicevo, del social media, quindi fare soldi è il primo, quindi far crescere il business, far crescere il brand, attivo, più clienti, insomma, fare in modo di aumentare la visibilità, eccetera, eccetera, trovare fornitori, insomma, è tutto un insieme, no? Però tutto al fine del funnel di questa cosa, cioè al fondo quello che dobbiamo fare è fare soldi e soprattutto magari migliorare la qualità del lavoro, quindi avere più tempo, eccetera, eccetera. Per dire, poca teoria. Teoria, Renata, è quella che serve. Diciamo così, quella che serve. Cosa stavo dicendo? Mi sono perso. Ricordatemelo voi. Intanto mettiamo un po' di commenti. Poca teoria, intendevo, sì. E il fine ultimo è fare grana. Per dire, adesso lavorando con i dentisti, ok, sto lavorando parecchio con il settore odontoiatrico, un settore difficile, molto difficile anche a livello di formazione, perché loro sono sì abituati a formarsi, sono un target abituato a pagare la formazione, quindi sembra tutto facile, in realtà è un target difficilissimo, perché non hanno engagement, cioè difficilmente riesci a schiodarli da lì, quindi sono dovuto inventare tutta una roba, che tra l'altro spiego nel corso qui sotto, quindi andatevelo a fare, spiego come ho fatto a smuovere un target irremovibile, perché appunto i social vanno presi in un modo differente, cioè non è così semplice come ce la dicono, bisogna attivare certi pulsanti che sono importanti per ottenere risultati, quindi con loro, che è una nicchia difficile, che non si smuovono, ho ottenuto buoni risultati, comunque faccio ancora fatica perché comunque non basta poi solo azzeccare o magari un format per andare bene, bisogna poi fare tutta una serie di cose, quindi la teoria sì, la teoria quella che serve, perché non possiamo neanche andare sotto la soglia, però la cosa che mi interessa dire e che voglio fare con questi video e voglio trasmettermi soprattutto a voi è cose vere e cose applicabili subito, cioè questo sarà il motto, ok? Non andiamo a tirare fuori su merda fumosa soltanto per vendere, ok? Diciamo le cose giuste, è ovvio che io vendo formazione, ma devono essere cose vere e applicabili, quindi quello è e tant'è quello che faremo, ok? Intanto saluto un po' di ospiti, intanto cominciano un po' a crescere. Diciamo che dovrei cercare di dare un appuntamento fisso per far avere più engagement, più persone che magari se l'aspettano, però dai, vediamo man mano che va avanti. Adesso tanto non mi interessa che ci sia subito un pubblico di 1000 persone, tanto sono pochi quelli che fanno quello che faccio io, quindi ho tutta la possibilità di crescere. Ciao Giulio. Ads sarebbe, ok, le ads sono le inserzioni, io faccio ads su Facebook, faccio advertising su Facebook, ok, quindi le ads sono le inserzioni su Facebook, è proprio semplice ed è quello che spiego nel corso, le ads non servono un razzo, è nella Bibbia delle ads, ok, fatti il corso gratuito Giulio che c'è qua sotto, che appunto dice la vuoi smettere di fare ads? È una provocazione ovviamente per dirti ok smettila di bruciarti i soldi per fare in Facebook oggi abbiamo la possibilità di avere tantissimo ritorno a pochissimo prezzo
perché nel corso faccio proprio vedere quanto mi costa a me tirare dietro un pubblico difficile come quello che può essere un dentista, ok? Che è difficile perché B2B, insomma, però mi costa poco. Perché? Perché sono riuscito a trovare il modo, l'angolazione di mercato perfetta per ottenere risultati sui social. Sui social abbiamo la fortuna di poter fare comunicazione, come la sto facendo io in questo momento, di poter fare intrattenimento, ok? Di poter acquisire clienti in maniera semplice, come dicevo prima, e soprattutto a basso budget. Perché io posso colpire una porzione di target che mi interessa specifica spendendo poco. Considera quanto costerebbe farlo in televisione. Bella la diretta così, che programma usi? Ti piace il commento che appare? Sì, uso un software che si chiama Believe. Fatelo vedere, a pagamento. È figo, eh? Sono il primo che ha sdoganato sta cosa, voglio vedere quanto tempo dura prima che lo facciano tutti, come al solito. Alla fine devo rivedere un pochettino la mia posizione, perché io sono, diciamo, innovo, faccio delle cose nuove sempre, ci tiro fuori idee, poi arriva qualcuno e ci fa i milioni e io rimango come un coglione. Dovrei vedere, o farò solo il pioniere delle cause perse. Però sì, Giulio, è figo. Soprattutto piace un sacco al nostro pubblico. Ma boh, devo anche cercare di capire quant'è il tempo di una diretta che può andare bene, perché io parlerei così per due giorni senza fermarmi, però devo capire anche poi, sponsorizzando i video, per dire questo che sarà poi il video che sponsorizzerà il corso, devo vedere quanto devo farlo durare. Ok, sì, è figo. Cosa che fai tu, Giulio, di mestiere? Ti vedo con una chitarra, però. Vabbè, diccelo. Niente, e quindi in questi giorni continuerò a farvi vedere, appunto, a spingere un pochettino questo corso gratuito. Parleremo sempre di social media advertising. In questi giorni avevo programmato anche di parlare un po' di qualche novità, di qualche caso studio. In realtà ho in mente un progetto molto divertente, molto figo. Non so se riuscirò a portarlo avanti, perché è un po' complicato a livello... Cioè, devo trovare una soluzione, ma ho avuto un'idea illuminante per quanto riguarda l'advertising. E allora ci voglio fare su un progetto. Musicista e speaker, bello. Mizzica, quindi starei sentendo la mia voce di merda, come sto parlando male... Forse dovrei parlare in questo modo, però il mio profilo, come vedete, non è dei migliori, quindi giro la testa. Figo, si fa grana su Facebook. Facebook oggi è un posto buono per lavorare con la musica. Se io fossi un musicista, oggi sfrutterei tantissimo Facebook per vendere i ticket. È quello che farei. Facebook mi permette di poter fare concerti ai ticket e li farei forse anche in diretta così. Una cosa che ho sempre avuto in mente. So che in America funziona, ma io penso che si può replicare benissimo anche in Italia. Va bene? Ok, direi che sì. Ah sì, vi stavo raccontando un attimino di questo progetto. È una figata. Ho avuto un'illuminazione un po' di tempo fa e sto cercando di portare. Però potrebbe essere una grossa soluzione per chi deve fare pubblicità, ok? E non vuole delegare, ma vuole farsela. Quindi un servizio figo, se riesco a tirarlo su in piedi sarà una cosa molto, molto bella. Vediamo, sono pieno di cose da fare in questo periodo e giustamente cerco di aggiungermi ancora qualcosa. Bene ragazzi, se avete qualche domanda sull'advertising sui social, non fatela, perché vi farei pagare la consulenza, quindi non ci pensate nemmeno. E se... Direi che ci possiamo anche vedere domani. Poi questo fine settimana io viaggio, magari faccio qualche direttina dal posto in cui mi trovo. Sono a Palermo. Se qualcuno mi vuole offrire delle stigliula, si faccia sentire, o un pane cameus, o un cannola. Sono lì per il lavoro e torno poi su a Torino lunedì. Va bene? Quindi vi saluto ragazzi, state buone. E ci sentiamo alla prossima, mi raccomando, scaricate il corso, smettila di fare le ads,
guardate tutte e tre le lezioni, che sono belle, sono fatte bene, cioè spiegano esattamente quello che stai sbagliando oggi nelle tue sponsorizzate, e poi alla fine beccatevi la mia offerta, sganciate la mail e compratevi sto benedetto Le Ads Non Servono Un Razzo. Perfetto? Ciao ragazzi, statemi bene, buona giornata!